Il progetto Lavoro in Comune, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni che hanno voglia di destinare almeno una settimana delle loro vacanze estive ad un'attività di volontariato, viene confermato a Faenza dopo l'edizione inaugurale dello scorso anno. Un'edizione che vide impegnati 85 ragazzi, il numero massimo consentito con gli uffici comunali che furono costretti a respingere le richieste di alcuni giovani a causa dell'esaurimento posti. Dopo il successo dell'edizione 2015, quindi quest'anno i posti disponibili saranno praticamente il doppio, 160 dislocati su tutto il territorio dell'Unione della Romagna Faentina con il progetto rinominato Lavori in Unione. L'iniziativa, sostenuta dalla Regione nel nostro territorio, nasce a Ravenna, attivata per la prima volta nel 2012, ormai diventata un'importante attività nell'estate del capoluogo di provincia, con i ragazzi partecipanti al progetto facilmente riconoscibili da parte di tutti i cittadini grazie alle ormai note magliette gialle. Nel Faentino, almeno per quest'anno, non ci saranno magliette, ma viste le ripetute richieste dell'anno scorso di prolungare il periodo di volontariato oltre la settimana prevista dal bando, per alcuni percorsi sarà possibile offrire la propria disponibilità per un numero maggiore rispetto ai 5 giorni richiesti. I percorsi, ideati quest'anno, occuperanno l'intero periodo di pausa scolastica da giugno fino a settembre. 34 in tutto i percorsi predisposti quest'anno contro gli 11 dell'anno scorso, segno di come l'evento abbia riscosso il giudizio favorevole di associazioni e uffici. A Brisighella gli studenti potranno fotografare, censire, ripulire e abbellire le vie del borgo, riallestire la biblioteca comunale e le librerie delle frazioni, diventare volontari nel parco della Vena del Gesso. A Castel Bolognese si potrà aiutare il centro di aiuto alla vita e altre associazioni ad organizzare attività ricreative per anziani. Studenti in biblioteca, anche a Casola Valsegno, che offrirà l'opportunità anche di laboratorio di lingua e di informatica e percorsi di pulizia del paese. Giardinieri e bibliotecari per almeno 2 settimane, anche a Riolo Terme, dove i ragazzi accudiranno anche disabili. Biblioteche e anziani saranno al centro dei percorsi di Solarolo, mentre Faenza consentirà un ventaglio di opportunità vasto. La manutenzione degli arredi in legno del comune, l'anno scorso molto richiesta, riorganizzazione degli archivi comunali, della biblioteca e dei documenti del Fondo Spada, attività ricreativa a sostegno di bambini, organizzazione della Fiera del Baratto, aiuto ad emergency, laboratorio di lingua italiana, pulizia dei parchi, realizzazione di schede informative per i monumenti faentini e poi sostegno di anziani, AVUS, ragazze disabili, consulta del volontariato e centro di aiuto alla vita. Le iscrizioni a Lavori in Unione saranno aperte a partire da lunedì 23 maggio.